Allora, purtroppo per noi questo errore dipende in realtà da un bug del software, perché ci dice che non possiamo collegare il terminale di controllo A al terminale PFI0, mentre invece sappiamo benissimo che è supportato dall'hardware. Questo a volte può capitare quando noi andiamo ad usare il MAX. E quindi quando sfruttiamo il DAC Assistant che c'è all'interno del MAX per creare i task. Quindi noi abbiamo correttamente creato il nostro task encoder. Imponendo il sample clock corretto e il tipo di clock esterno. Quindi di fatto questa operazione sarebbe corretta. Non so se è un problema solo delle schede simulate o anche delle schede reali, ma a volte può capitare che lavorare così ad alto livello direttamente col Max crei problemi. Un'alternativa per risolverlo è quello di passare ad un livello più basso. A un livello più basso che cosa vuol dire? Che non possiamo dare per già definiti i nostri task, ma dobbiamo crearli noi un passo per volta. Per crearli noi un passo per volta abbiamo bisogno di un nuovo operatore che non avevamo ancora visto, che è il create channel. Create channel crea un canale virtuale che si collega ad un canale fisico e lo aggiunge ad un task. Se non è specificato alcun task, crea un task partendo da zero. Abbiamo vari canali, scegliamo counter input, position, linear encoder, in modo da avere la stessa configurazione che avevamo avuto nel Max. Quindi effettivamente dobbiamo imporre le stesse caratteristiche. Lo facciamo sempre all'interno del nostro ciclo for, che inizierà a diventare un po' grandino e quindi probabilmente ci costringerà a un nuovo sub-VI per l'inizializzazione. Allora, per prima cosa non avremo più dei task nominali, non li possiamo usare. Avremo bisogno di specificare invece qual è il contatore. Creo una costante di tipo contatore, la porto fuori. Mi faccio di nuovo un po' di spazio, voglio ripetere la stessa operazione per n volte. Vedo che qui all'interno ho tutti i contatori che potevo selezionare anche dal max. Devo solo trasformarla in un array, quindi mi creo una costante di tipo array. E posso passargli i quattro contatori che effettivamente mi servivano. Ctrl 0, Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3. Attivo l'indexing e ho creato quindi quattro canali linear encoder. Devo andare a vedere qual è il valore che effettivamente avevo segnato come passo dell'encoder. Distanza percorso per ogni pulso, 843 nanometri, il ciclo dell'errore dovrà seguire il suo corso. Oltre a definire il canale fisico, devo anche però definire la temporizzazione. Quindi prendo il task che è stato generato in questo modo e creo le mie impostazioni, anche qui sono le stesse di prima. 25 kHz, 2500 campioni per interrogazione, continui e devo specificare come sorgente
La I sample clock dello stesso CDAC. Attenzione a non confondersi, io ne ho installato più di uno. AI sample clock. Sempre il ciclo dell'errore e il task out, dopodiché viene avviato. Avviato ovviamente aspetterà a partire che venga avviato anche il task della cella di carico. Il timing lo dobbiamo fare però anche sulla cella di carico, in modo da forzarlo a operare con la stessa frequenza e a essere configurato prima di essere avviato. Di fatto quello che stiamo facendo è ridurre al minimo, anche per la cella di carico, il ricorso al Max e ai suoi wizard di configurazione. Quindi creo la costante. No, perché c'è già qui, quindi cortocircuito. Stessa cosa, cortocircuito, perché non ha nessun senso duplicare la costante. E anche qui cortocircuito. Ed ecco che ho creato i miei canali. E li vado a leggere. Qual è il problema? Il problema è che in caso lettura non iniziale, quindi quando già ho avviato tutto, il task sta girando, io vorrei poter leggere senza ridistribuire, senza stoppare e riavviare tutti i canali, quindi ho bisogno di salvare da qualche parte l'informazione dei task che ho generato così, che non posso recuperare in alcun modo perché effettivamente li ho generati in runtime. Allora, come posso fare? Intanto qua c'è già fin troppa roba, quindi è importante andare a fare ordine. Inoltre vedete queste due costanti che sono belle simili. Conviene effettivamente andare a cortocircuitare anche quelle. Ora qui ho fin troppa roba, mi faccio furbo e trasformo tutta questa cosa in un sub-VI, in modo da essere molto più ordinato. Questo perché? Perché in un sub-VI posso anche inserire un bellissimo ciclo while e far uscire i task pregenerati senza problemi. Questo è task AI. Start ce l'abbiamo qui, qua abbiamo il nostro controllo, qua abbiamo task encoder, campioni per canale. Tra l'altro all'interno di un sub-VI posso anche farmi furbo e cambiare le mie costanti in controlli. Che potrebbero tranquillamente non essere modificate. A questo punto cosa posso fare? Posso creare un ciclo while sempre fermo, cioè sempre a un giro solo. Aggiungere il mio shift register. In caso non stia avviando il task, lo considero già avviato, vado a prenderlo dallo shift register. Se invece l'ho dovuto avviare, lo mando nello shift register. E per i campioni per canale potrò fare in realtà un'operazione ancora più banale, ovvero portare fuori. Tra il tunnel e lo shift register preferisco il tunnel come consumo di risorse. Meglio nessuno dei due, ma se proprio non trovo alternative, riordino ed ecco qui il mio programma.
come funziona. In caso si è premuto start, legge il numero di campioni, imposta il clock sul task E007 LC, crea quattro nuovi task su questi quattro contatori. I task sono di tipo linear encoder counter input con un passo di 8.43, potrei anche questo passarlo a controllo. Dopodiché li avvia tutti. Se invece non sta generando niente, va avanti. Come al solito lo rinominiamo. E questo mi consente di rendere anche un po' più compatto questo VI e soprattutto molto molto più chiaro, lasciando, cosa importante, l'effetto di memoria all'interno del sub VI. Una cosa che io spesso consiglio per evitare dubbi o problemi, quando voi create dei sub VI che hanno memoria, sceglietevi un vostro format e evidenziateli in modo che si capisca già a occhio, o che voi copiate già a occhio, che quel sub VI ha una memoria. Io di solito faccio un bordo un po' più spesso, però ci sono varie strategie. L'importante è che sia consapevole e standardizzato. Non abbiamo più bisogno di questi task in uscita. E ci siamo. Ora c'è un problema da affrontare di natura diversa. Nel caso io stia lavorando con dei task che sono stati generati via software, è sempre meglio andare a chiuderli alla fine usando l'operatore clear e l'operatore stop. Come posso procedere? Qui sono all'interno di Dacure DAW, quindi avrei bisogno di andare a chiudere tutti i task, però solo quando l'utente vuole fermarsi. Mi creo un interruttore end. Controllo tra l'altro che abbiano tutti lo stesso valore di default corretto, quindi metto tutti su false, mechanical action latch, mechanical action latch e entrambi valore di default falso. Se è false, cosa faccio? Niente. Se è true, quindi se effettivamente è l'ultimo giro, dopo aver letto io non devo fare niente. Allora posso andare a stoppare. Voi potreste avere il dubbio di mettere questo sub VI altrove. Potete tranquillamente, ad esempio, metterlo nel main. Potrebbe essere una soluzione intelligente. Cosa possiamo fare allora? Proviamo intanto a metterlo qui, poi decidiamo. Stop. Clear. Cosa deve entrare qui dentro? Devono entrare tutti i task
dell'encoder e anche per sicurezza ci mettiamo anche il task delle celle di carico. Stop clear e se c'è stato un problema, beh, più che fermarli, eccetera, non possiamo far niente, quindi in questo caso diciamo cancelliamo gli errori. Attenzione, se li metto in parallelo così, io rischio di andare a chiudere tutto e poi chiedergli di leggerli. Quindi devo garantire che queste operazioni vengano svolte solo dopo la lettura. Un trucco per imporre la temporizzazione è quello di andare a metterlo all'interno di un ciclo dell'errore. Se c'è stato un errore, qui io non provo neanche a collegarli al ciclo dell'errore principale. Perché? Perché se c'è stato un errore, comunque io voglio stoppare, se ci riesco, cancellare il task, sempre se ci riesco, per poi renderlo disponibile per una prova successiva. Ora devo solo collegare end e sono a posto. Ora devo capire come metterlo all'interno del main. Per metterlo all'interno del main devo fare un minimo di considerazioni su come ho deciso di sviluppare questo BI. Intanto ho questo avvia test che ho lasciato come latch. Premo, inizia il test, mollo, si ferma, o meglio, smette di acquisire. Questa è un'operazione che in realtà non avevamo pensato. Perché, ad esempio, cosa succede se l'utente preme, poi molla, poi riprime? Internamente devo avere stoppato il tutto. Se è falso, se quindi il bottone non è premuto, io non faccio, non solo non faccio niente, ma devo anche stoppare il programma. E se invece l'utente preme stop senza fermare il test, supponiamo premo e poi premo di nuovo, sono tutti e due attivi. Allora in questo caso dovrei stoppare comunque tutti i programmi, tutti i task, stoppare i task e poi uscire. Non posso, no, non posso uscire direttamente. Devo infilarci un pelo di logica qui dentro. Infilarci un pelo di logica qui dentro vuol dire che devo andare a prendere questo OK button che era là in fondo. E dire che questo end si verifica in due condizioni. Quando cooking button è false oppure se stop è vero. Quindi se il giro prima era ok, il giro dopo sarà false, allora gli dico guarda che sarà l'ultimo, quindi stoppa. Se è premuto stop e sta ancora acquisendo, allora stoppa il task. Se non è premuto acquisisci e stoppa, non è un problema perché vuol dire che l'ho già stoppato prima. Così dovrebbe andare a patto di ricordarsi che la mechanical action deve essere switch e non latch per funzionare in questo modo. Proviamo a vedere se va tutto. Cosa mi sono dimenticato stavolta? Gli
gli sto chiedendo di sovrascrivere tutte le volte, gli sto chiedendo di sovrascrivere tutte le volte e lui tutte le volte mi chiede: ma sei sicuro che vuoi sovrascrivere? Allora, questa è una cosa piuttosto delicata da fare. O scegliamo di accodare anziché sovrascrivere, quindi creare un file molto molto grosso, cosa che sconsiglio, oppure possiamo cancellare il file che c'è in questo momento e riscriverlo, cosa che si potrebbe fare ed è molto più agevole. C'è una terza via che sconsiglio, che è quella di andare a aprire questo sul VI. E andare a vedere dov'è che mi va a chiedere se sovrascrivere o no, e andare a cambiarlo. Ma attenzione, qua ho fatto una cosa molto pericolosa, perché sto aprendo un operatore di sistema. Quindi significa che se metto un errore, poi non funzionerà più quell'operatore. E soprattutto, se aggiorno la versione di Labvio, lo riscarico, mi ritorna l'operatore di default. Quindi è molto più interessante la soluzione, che ci consente anche di vedere un po' di operazioni tra i file, di cancellare il file e poi scriverne uno nuovo. Ora, qual è il rischio? Cancello il file, non riesco a salvare quello nuovo, ho perso tutto. Quindi dovrò operare con più step. Dovrò muovere il file da qualche parte, salvare il nuovo file, cancellare quello che ho spostato. Di fatto avere una copia di backup che viene cancellata solo se la nuova copia è andata a buon fine. Cosa faccio? Con un bellissimo move. E anche qui capite che stiamo inserendo tante cose che richiederanno poi quindi la creazione di un sub-VI. Salvataggio, file IO. Prima devo scoprire se effettivamente il file esiste e c'è un operatore per farlo, che è questo check if file or folder exists. Controllo se esiste. Anche qui faccio spazio, ma so che poi tanto dovrò andare a fare un sub-VI. Se esiste, cosa faccio? Prendo il file, lo sposto altrove, c'è il trucco per spostarlo altrove cambiando di poco il nome, prendere il percorso, togliere solo la parte del nome del percorso, aggiungere tratto old al nome e poi ricreare il percorso. Quindi copio il file in un posto nuovo. Dopodiché salvo dove? Salvo col nome che volevo. E se tutto è andato a buon fine, cancello il vecchio file. È tutto piuttosto confuso, lo vedete anche voi, quindi la cosa migliore è trasformare tutto questo in un sub-VI in modo da fare un po' di ordine.
Probabilmente una progettazione un po' più accurata avrebbe evitato questo problema. Quindi, il file che voglio salvare esiste, se esiste già lo copio da un'altra parte, poi vado a salvare. Il nuovo file, e se tutto è andato a buon fine, cancello il vecchio file. Più o meno ci siamo, l'unica cosa sono come al solito i tunnel incompleti. Se il file non esiste, come faccio a cancellarlo anche in questo caso se non c'è stato errore? E l'unico problema è cancellare il file che non ci interessa più, che magari non riusciamo a cancellare proprio perché è già stato cancellato. Anche qui possiamo cancellare tranquillamente gli errori. E se ci sono stati errori, dobbiamo trasmetterli all'esterno. Quindi sarà necessario comunque creare il terminale di error out. Perché non possiamo non trasmetterli all'esterno? Non possiamo non trasmetterli all'esterno perché sappiamo benissimo che nel caso un terminale di error out sia già stato utilizzato e il flusso di dati sia stato utilizzato, allora abbiamo con quella semplice operazione disattivato l'error handling automatico. Quindi in caso di errore qui noi non scopriremo niente perché si entrerebbe semplicemente in questa finestrella rossa. Questa è l'operazione di salvataggio. La salviamo. Ed ecco qua. Ora non dovrebbero esserci problemi. Le waveform sono tutte lette. Perché non vediamo niente allora? Andiamo a scoprirlo. Possiamo tenere aperto il nostro VI. Il nostro sub-VI. Far lavorare il VI main e andare a vedere cosa sta succedendo nei sub-VI. Nei sub-VI sta funzionando tutto correttamente, almeno il reset channel. Andiamo a vedere cosa sta andando. Average, un campione solo, perfetto. Concat. Ed ecco qui il problema. Tutto questo lo sto facendo in modo che possiate vedere anche un po' di debug, in modo da affrontare anche i problemi comuni. Il reset lo facciamo quando lo avviamo. Giusto per ricordarselo, accumula tutte le waveform che gli vengono passate, ma la prima volta deve essere resettato. Proviamo a vedere se era solo lui il problema. E qua abbiamo le nostre sinusoidi. Il grafico sforzo deformazione è un po' poco significativo perché, come vedete, purtroppo gli encoder simulati trasmettono sempre solo 0. Però abbiamo il nostro carico A e carico B, che è il risultato della somma di sinusoidi.